Italia. Ringrazio in modo particolare anche i miei amici amministratori che oggi sono stati presenti in numero con Gonfalone e Fassi. Il tema che abbiamo dato noi come amministratori era contenuto sui nostri manifesti, ovvero libertà, verità e legalità. Libertà perché vogliamo essere liberi di esprimere il nostro dissenso alla quest'opera, e in effetti abbiamo avuto un attacco a 360 gradi sulla nostra operazione, sulla nostra operatività. Abbiamo avuto sempre delle grossissimi problemi da regione, da provincia, da comune di Torino e anche dallo Stato. Quindi uno degli elementi che abbiamo sempre dato con calore è veramente vogliamo essere liberi di esprimere la nostra opinione. L'altro elemento del nostro manifesto di questa marcia era la legalità. Siamo stati accusati di essere colpevoli di ogni sorta di inadempienza. E allora io vi ringrazio oggi per oggi perché è stata una manifestazione civile, corretta e assolutamente tranquilla. Ma noi la legalità la vogliamo a 360 gradi, lo vogliamo a chi affida gli appalti, a chi si comporta in questo modo, in questa valle così militarizzata, in tutte queste procedure che stanno facendo loro. L'altro elemento abbiamo detto, vogliamo la verità in tutte le notizie che vengono date. E quello che è stato approvato recentemente in Parlamento è l'ennesimo trattato, l'ennesima approvazione di una cosa che si sta ripetendo ormai da anni, un progetto vecchio. Questo è uscito fuori, che ormai questo è un progetto vecchio, non è un progetto che porta alla modernità, è un progetto che si richiama a un modello di trasporto che ormai è superato, e noi questo lo diciamo in modo forte. Permettetemi anche di dire un aspetto sulla nostra recente visita all'Aquila. Abbiamo incontrato il sindaco di questa città, una città devastata, una città che non ha avuto un euro nell'ultima finanziaria. E questo sindaco ci ha detto alcune cose che noi condividiamo perfettamente e sul quale siamo perfettamente d'accordo. In Italia sono necessari 130 miliardi per mettere all'onore del mondo il nostro paese per quanto riguarda le alluvioni e i terremoti. Nella finanziaria non c'è un euro. E questo vuol dire che nei prossimi anni di questi gravissimi problemi noi non ce ne occuperemo. Credo che questo sia un vero delitto che si sta perpetuando ai danni degli italiani. Un'altra questione che abbiamo visto, abbiamo esaminato con il sindaco di Bari, perché stiamo facendo il giro d'Italia su questo aspetto, perché la nostra non è una lotta semplicemente a difesa di questo territorio. La nostra è una presa di posizione nei confronti di questo modello di sviluppo e di questo sistema dei trasporti. E allora il sindaco di Bari, Michele Emiliano, ci diceva: guardate che per arrivare da Napoli alla mia città ci vogliono 5 ore e mezza. 5 ore e mezza per collegare due città fondamentali del sud italiano. E allora noi non vogliamo fare i leghisti, ma vogliamo dire che prima di risolvere i problemi tra Chia e Lisbona, vogliamo risolvere i problemi tra Bari e Napoli. Vogliamo risolvere il problema del trasporto dei pendolari in italiano, perché è scandaloso che ci si occupi e si spendono miliardi per un treno ad alta velocità utilizzato da pochissime persone e non si spenda niente per i treni pendolari utilizzati da milioni di persone. Questo lo dobbiamo dire forte, lo vogliamo dire con forza a tutti quelli che si occupano e gestiscono i soldi pubblici. Quindi credo che questo sia un elemento che ci accomuna. Non è solo una lotta contro un treno, è una lotta per un'idea, un'Italia migliore. E a me fa ridere quando vengono qui i ministri in processione, vengono invece di andare nei municipi, vanno negli hotel, che è altrettanto scandaloso, vengono qui e ci fanno lezioni di morale. Il ministro cancelliere è venuto qui a bacchettarci perché noi siamo conniventi con una protesta molto, molto... Appunto, ci stavo arrivando. Allora viene qui a bacchettarci, poi telefona all'Igresti che ha mandato dal culo migliaia di risparmiatori. È venuto un altro ministro che qui ci chiede la legalità e in Parlamento sta difendendo a spada tratta uno condannato per frode fiscale. Credo che questo sia veramente il paradosso di questa nostra patria, di questa nostra Italia, di questa nostra Italia. Io chiudo ringraziandovi e dicendovi una cosa che è molto chiara, voglio essere molto chiara. La comunità montana nel 2014 ce la chiuderanno perché dà fastidio.
ma noi c'eravamo in questa piazza 8 anni fa, c'eravamo in questa piazza, ci siamo oggi e ci saremo anche domani. Buonasera a tutti. Bravo Sandro. La parola agli studenti notavi, anzi alle studentesse notavi. Oggi gli studenti hanno marciato per Susa per dire no alla distruzione del proprio futuro, perché dall'alto continuano a investire in questa grande opera fantomatica che è il TAV, mentre noi ci vediamo giorno dopo giorno crollare le scuole addosso, letteralmente, e siamo costretti a vivere un futuro di precarietà, nel lavoro e nella vita. E il 20 di novembre scenderemo a Roma, perché c'è il vertice Italia-Francia-Hollande-Letta, e per dire no a questa grande opera. E a breve ci sarà un'assemblea studentesca dove cercheremo di parlare di questi problemi, speriamo che parteciperete numerosi, perché la valle è un fiume in pena e non riusciremo mai a fermarci. Bravo! Beh, io non faccio un vero intervento, ma anzi ci tengo a presentare l'intervento che c'è dopo di me. Su oggi voglio dire due cose semplicissime, nel senso che adesso non stiamo qui a fare la guerra dei numeri con altri, tanto quando ci contano non andremo mai bene per quello che siamo, ma oggi sicuramente eravamo quasi 40.000 a manifestare qui a Susa. Come diceva Plano, come lo dicevano altri interventi e tanti di noi per la strada, la grossa differenza è che qua sono passati ministri, sono passati governi, sono passati trattati internazionali, adesso per fortuna passeranno, grazie alla pensione, se Dio vuole, anche i procuratori generali che si accaniscono contro di noi, dei parlamentari da 4 soldi che dicono che si occuperanno meno di TAV, passa tutto. L'unica cosa che qui non passa ed è qui che si devono rassegnare siamo noi. Ogni volta qui dovranno fare i conti con i notav e con le notav. Dalla Val di Susa a tutta Italia. E questo è il conto che questi signori devono fare, questi signori che ci dicono cosa dobbiamo fare, ci dicono che trasporto serve per questo paese, ci dicono tante cose, poi nella realtà non riescono a dare nemmeno una casa a chi non ce l'ha, non riescono a dare un lavoro a chi cerca un lavoro, non riescono a dare una vita dignitosa a nessuno, perché si occupano non solamente dei loro interessi, ma di mantenere quello che c'è qua intorno, che vuole un'opera del genere. Con militari che sembra di stare altro che su dei territori di guerra, dove qui l'unica cosa che succede vera è la nostra determinazione, la nostra resistenza. Io questo vorrei dire da questa piazza e lo voglio dire presentando Luca Fagiano, che è uno degli organizzatori, rappresenta la manifestazione che c'è stata il 19 ottobre a Roma, che sono quei tanti insieme a noi che sono andati, hanno provato ad andare a bussare direttamente alle porte dei palazzi del potere, non a chiedere scusa, ma a tentare di riprendersi tutto quello che ci viene tolto. La nostra lotta è l'esempio, come lo è questo assegno che abbiamo fatto qui, di come vengono usati i soldi pubblici in questo paese. Solo noi, grazie alla nostra lotta e ad altre lotte, possiamo riprenderci queste cifre, impegnarci a far sì che i nostri soldi vadano dove servono e non negli interessi e nella mafia di pochi, che questo sia legale o illegale. Il 20 saremo a Roma, adesso Luca lo spiegherà, sarà importante andare anche a quel vertice che di per sé sancirà il nuovo accordo tra Italia e Francia, ma lo ripeto, gli accordi passano tutti, passano i ministri, ma noi rimaniamo sempre qui, questo è il vero senso della lotta notav. Lascio la parola a Luca Fagiano del Movimento di Lotta per la Casa di Roma. Allora, non siamo venuti qua oggi soltanto per portare la nostra solidarietà al Movimento Notav. Siamo venuti qua a dirvi una cosa più importante, che il Movimento Notav, che lo spirito del Movimento Notav, che lo spirito della Valle sta viaggiando per tutto il paese. Sta viaggiando dentro le lotte contro gli inceneritori, le lotte contro le grandi opere, sta viaggiando anche dentro le lotte dei precari e delle precarie, delle persone che vivono in emergenza abitativa, che subiscono lo sfratto, che hanno dovuto rispondere da soli all'assenza di qualsiasi risposta da parte del governo e delle istituzioni
andando ad occupare in una casa. La lotta notab è un esempio che si allarga nel paese e l'incontro delle lotte sta chiamando tutti a raccolta, come è successo il 19 ottobre. Non solo abbiamo messo insieme le forze di movimenti diversi, ma abbiamo detto al paese che dal basso si può conquistare una prospettiva diversa. C'è un messaggio che si allarga a tutta l'Italia in questo momento. Il messaggio è che i soldi della TAV, che i soldi delle grandi opere, che i soldi regalati alle banche, non solo possono, ma devono essere spesi per dare risposte ai bisogni sociali. Al diritto alla casa, per fare le case popolari, alle scuole, per mantenere una scuola pubblica, vera, accessibile, alle università, agli ospedali e a tanto altro. Quello che accade qui con quest'opera, ma anche il fatto che si mantiene un'occupazione militare a nostre spese. Questi parassiti che abbiamo visto all'hotel Napoleon, stare qua a difendere un'opera che nessuno vuole, è un qualcosa che dobbiamo rispedire al mittente. Dobbiamo cacciare queste truppe d'occupazione e lo dobbiamo fare riallacciando un'alleanza, un'idea diversa tra queste lotte dei nostri territori e di quello che noi vogliamo. Tra qualche giorno ci sarà un'altra prova, un altro momento importante di questo assedio permanente, di questa sollevazione che dal 19 ottobre prosegue in tutti i territori. È la manifestazione, l'assedio che avverrà nel giorno in cui si vedranno a Roma Letta e Hollande a ratificare sicuramente questo accordo infausto sulla TAV, ma anche a dirci che vogliono proseguire nel portare avanti questa Europa dei potenti, dei banchieri, che vuole regalarci soltanto austerità e precarietà. Questo è quello che noi dobbiamo rovesciare e stiamo facendo qualcosa di importante. Forse non ce ne accorgiamo nemmeno, ma stando in questa piazza, in questa mezza manifestazione, si ha l'idea sicuramente che il TAV non passerà, perché qui c'è una forza che nessuno può superare, di cui nessuno può prendersi gioco, ma questa forza la stiamo costruendo anche mettendo insieme le nostre lotte e le nostre umanità. La lotta no TAV è la lotta contro chi vuole mettere davanti i profitti alle nostre vite, come succede per chi si batte per il diritto alla casa o per gli altri diritti sociali. È la lotta per chi dice sui nostri territori e sulle nostre vite decidiamo noi. Questa cosa è importante perché da questa resistenza, dal fatto che qua non devono passare, dall'esperienza di lotta e di riappropriazione che stiamo mettendo in campo in tante città oramai, non soltanto a Roma, noi dobbiamo provare a lanciare una sfida per cambiare un sistema che nessuno vuole più, che arriva dal capolinea. Allora qualcuno diceva, voi volete il conflitto, le lotte, ma qual è l'alternativa? Adesso noi sappiamo che l'alternativa è dentro queste lotte, è l'umanità che costruiamo, sono relazioni umane diverse, è questa forza che insieme mette insieme realtà e persone diverse, la nostra vera sfida, è il cambiamento che avanza, non ci fermiamo, veniamo in 20 a Roma ed andiamo avanti con le nostre lotte fino in fondo.